L'emergenza sanitaria del Covid-19 ha creato una vera e propria crisi nell'economia mondiale. Anche in Italia la situazione è delicata, con il PIL che nel secondo trimestre del 2020 è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti dello stesso periodo del 2019. Una crisi partita dall'economia reale che presenta caratteristiche e logiche diverse rispetto alle ultime crisi finanziarie, come quella ad esempio del 2008. Da dove dobbiamo ripartire? Quali strumenti abbiamo a disposizione per fronteggiare la crisi? Al secondo appuntamento con Future Forum, il futuro inizia oggi. Economia e finanza, sfide e opportunità, il tema attorno al quale dibatteremo in questa puntata. Come sempre la parola al direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier, che intervista il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo. Cari amiche e cari amici, bentrovati. Presidente Da Pozzo, secondo lei gli strumenti finanziari che la comunità economica ha a disposizione e che sono probabilmente in continua evoluzione vista la pandemia, sono adeguati per le risposte di cui abbiamo bisogno? Ma è indubbio che questo tsunami che ha colpito l'economia globale va a modificare tutti gli asset, anche finanziari. Come ricorda il premio Nobel Spence, ci sarà necessità di forti interventi di finanza pubblica, perché la necessità del credito per il mondo dell'economia, per il mondo delle imprese, di derivazione classica non sarà più sufficiente. Accanto a questo è chiaro che si innesteranno, che cresceranno tutta una serie di strumenti legati all'economia finanziaria digitale, il lending, già con il crowdfunding, già con il mini bond, già con gli strumenti ibridi le imprese stanno cominciando ad avere un approccio positivo. Ecco, quindi questo cambiamento richiederà un intervento di finanza pubblica molto molto importante, ricordato anche dal past presidente Draghi, con accanto tutta una serie di strumenti innovativi legati soprattutto alla finanza innovativa digitale. Grazie Presidente Da Pozzo, ora su questi argomenti ascoltiamo i nostri ospiti in studio. Rientriamo in studio, saluto Cristina Pozzi come sempre al mio fianco per accompagnarci in questo viaggio verso il futuro. Nel corso di questa puntata ci collegheremo con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e poi sentiremo anche le parole di Chiara Mio, presidente della Banca Popolare Friuladria. È arrivato il momento di sentire il primo esperto che coinvolgiamo in questa puntata. Si tratta di Roberto Sommella, giornalista economico, direttore di Milano Finanza, esperto di finanza pubblica e di politiche europee, ha condotto una battaglia per il taglio del debito pubblico italiano. Sentiamolo. La crisi del Covid è completamente diversa, perché non nasce dalla finanza, non nasce dai mercati, non nasce dalle imprese, ma nasce dalla società e si trasmette prima all'economia reale e dopo alla finanza. Se io dovessi dire oggi come oggi quella che sta meglio è la finanza, abbiamo appena fatto qualche settimana fa una copertina su Milano Finanza proprio che raccontava come nonostante tutto la borsa abbia retto, aggiungo un elemento, la finanza di tutti i giorni, i risparmi degli italiani, anche quella è cresciuta. Durante il lockdown i risparmi delle conti correnti bancari sono aumentati di 30 miliardi. In totale il risparmio degli italiani assomma 770 miliardi, quelli cash che stanno depositati presso gli istituti di credito. Quindi noi abbiamo una grandissima liquidità, ma una grandissima problematica delle aziende. Quindi noi dobbiamo fare in modo che questa grande liquidità venga utilizzata, oltre alle risorse dello Stato, oltre alle risorse del Recovery Fund europeo, per aiutare, finanziare, investire, scommettere sulla ripresa e sulle aziende. Soltanto se ci sarà questo travaso di fiducia e di liquidità dal privato alle aziende, noi potremo reggere l'urto della crisi,
che temo sarà più grave di quella del 2011. Tra gli strumenti da mettere in campo per affrontare le nuove sfide ci sono anche le tecnologie per la comunicazione. Ne parliamo con Marco Bellezza, avvocato, già consigliere giuridico per l'innovazione dei ministri Di Maio e Patuanelli, coordinatore della presidenza italiana della European Blockchain Partnership. Attualmente è amministratore delegato di Infratel, la società in-house del Ministero per lo Sviluppo Economico che opera appunto nel settore delle telecomunicazioni, è il soggetto attuatore dei piani banda larga e ultralarga del governo. Come paese abbiamo già intrapreso un percorso di crescita e sviluppo basato sulle tecnologie emergenti. Sarebbe impensabile pensare nella fase attuale di competere con potenze come gli Stati Uniti e la Cina su tecnologie che sono già molto più avanzate nelle aziende e sostenute dai governi di quei paesi. Il nostro obiettivo invece deve essere quello di trovare delle nicchie di mercato all'interno dello sviluppo delle tecnologie emergenti. E sotto questo punto di vista, ad esempio, la blockchain e tutte le tecnologie basate sui registri distribuiti possono sicuramente rappresentare un'occasione di sviluppo del paese, e noi come paese possiamo essere leader in determinate applicazioni di queste tecnologie. La blockchain è una tecnologia che consente di registrare informazioni o transazioni assicurando la certezza della registrazione senza la necessità di un soggetto intermediario, di un middleman che in qualche modo certifichi l'origine e la provenienza di queste informazioni. È evidente che lo sviluppo principale della blockchain e delle tecnologie basate su registri distribuiti si è avuta sul mercato delle criptovalute o meglio delle valute virtuali, ma è solo un inizio, perché per le caratteristiche di questa tecnologia può essere utilizzata certamente per altre applicazioni, come ad esempio per tracciare l'origine dei prodotti o determinate caratteristiche dei prodotti. Cristina. Tecnologie sono davvero una cosa importantissima su cui investire, quindi in una situazione in cui siamo di fronte a una crisi, siamo anche in una situazione in cui lo abbiamo sentito, abbiamo però la liquidità e abbiamo l'opportunità di scegliere dove indirizzare i nostri investimenti, sia per traghettare le nostre imprese, il nostro sistema paese fuori da una crisi che non abbiamo ancora visto fino al suo termine, che quindi non conosciamo ancora completamente, ma soprattutto per traghettarci verso il futuro. Quindi è un'occasione per cercare di trovare la via per supportare le nostre aziende. Si è parlato di blockchain, pensiamo a quale supporto un sistema di questo tipo può dare a tutti i meccanismi, ad esempio della supply chain, di cui si è molto parlato e che è entrata in crisi proprio per via dell'emergenza Covid-19, ma pensiamo anche al 5G, a tutte le infrastrutture tecnologiche che ci permettono da un lato di comunicare e dall'altro di applicare al settore finanziario le nuove tecnologie. Anzi, spesso il settore finanziario è stato proprio il motore di sviluppo delle tecnologie della telecomunicazione. Quindi si tratta di decidere dove vogliamo investire e come fare per guardare al futuro con una visione che sia condivisa, sia a livello di singoli territori, sia a livello nazionale. Grazie Cristina, è arrivato il momento di metterci in collegamento con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Buonasera intanto, presidente. Allora, nel vecchio continente, per arginare gli effetti del coronavirus è stato messo in campo il Recovery Fund. Lei da subito ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento delle regioni nella programmazione degli interventi e peraltro ha già annunciato che presenterà un piano FVG. È così? Esatto, ho dato mandato a tutti gli assessori, rispetto alle loro competenze, di proporre al governo un piano per la nostra regione. Parlo di proposta perché purtroppo il governo nazionale non ha voluto, almeno allo stato attuale, coinvolgere
le regioni nella stesura del piano stesso. Le dico una cosa, agli assessori ho dato mandato in questa stesura delle proposte di ascoltare i sindaci, perché ho detto non dobbiamo fare l'errore che fa il governo, ma il piano deve partire dai territori rispetto alle esigenze di cittadini, imprese, soprattutto imprese, immagino, penso tutta la parte logistica che insistono nel nostro territorio. Quali ritiene siano le progettualità più importanti per il Friuli Venezia Giulia? Sicuramente la parte infrastruttura è una parte importantissima, penso a tutti i collegamenti, e sia per quanto riguarda il trasporto persone che merce, alla velocizzazione, penso, delle reti ferroviarie, penso al potenziamento anche delle reti stradali. Io penso a tutto il comparto che riguarda l'economia green. Bisogna favorire, per esempio, tutta la ricerca che riguarda il riciclo, il riutilizzo della plastica. Bisogna quindi utilizzare la risorsa senza ovviamente avere un impatto ambientale. In chiusura e in estrema sintesi, da dove ripartire per riprogettare il futuro dei cittadini e delle imprese del Friuli Venezia Giulia? Io penso che in questo momento chi è in grado, e parlo anche per tutto il settore privato ovviamente, di credere nel futuro sarà quello che avrà una capacità competitiva enorme. Stiamo vedendo che alcuni settori delle nostre imprese hanno tenuto più di quanto credevamo, però io penso che in questo momento noi dobbiamo collegarci alle grandi linee di sviluppo che Friuli Venezia Giulia ha in sé, ovvero quella legata all'innovazione e alla ricerca, sul quale appunto progetti regionali sono partiti, penso alla fondazione ad hoc, ma penso a tutti i parchi scientifici che stiamo riorganizzando per permettere alle imprese di investire e crederci, dall'altro lato tutta la parte logistica. Noi siamo centro di un'area europea molto importante, quella della Mitteleuropa, sul quale dobbiamo crederci perché loro fanno riferimento a noi e quello è il nostro entroterra naturale. Infine credo che un forte investimento debba essere fatto a livello nazionale e mi auguro possa essere fatto per quanto riguarda la pressione fiscale, soprattutto in una regione come il Friuli Venezia Giulia che confina con altre realtà come Austria e Slovenia che hanno una pressione fiscale decisamente più bassa. E infine, non voglio poi dilungarmi molto, bisogna anche credere finalmente a una vera semplificazione. Grazie allora al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga per il suo contributo. È arrivato il momento di sentire sul ruolo della finanza nella ripartenza le parole di Chiara Mio, Presidente della Banca Popolare Friulana. Ci vengono in aiuto le parole del Papa, che ha detto che il Covid-19 è stato talmente impattante da non poterci permettere di sprecare questa crisi, questa grossa sfida, per non aver imparato la lezione. La lezione è quella di non dare per scontato nulla e di avere un approccio alla sostenibilità, alla creazione di valore di lungo termine, considerando anche gli aspetti ambientali, sociali, oltre a quelli economici. E la lezione si impara meglio insieme. Ecco, in questo momento vedo però una difficoltà nel gestirla tutti insieme. Non tutti i settori, non tutte le persone hanno dato un contributo ed è importante chiamare tutti a una responsabilità per il bene comune. Le imprese friulane, come tutte le imprese, hanno bisogno di liquidità per essere traghettate da un pre-Covid, da una crisi di liquidità dovuta alla mancanza di entrate, a una situazione di normalità. Il sistema bancario ha messo a disposizione i capitali, le risorse necessarie proprio per far fronte a questa mancanza di liquidità. Questo è stato un supporto che ha generato la possibilità per le aziende di traghettare, di andare oltre e di ripartire dopo il Covid. La crisi, l'impatto sul sistema bancario si vedrà dal 2021 in avanti e sarà legato a quella fetta di crediti che sono stati erogati alle imprese, voi per effetto dei provvedimenti governativi, voi per effetto dell'azione delle banche, e la capacità quindi delle imprese di restituire questi crediti. Lo vedremo nel 2021, siamo fiduciosi che ci saranno molte aziende che hanno ripreso a marciare spedite e che non avranno problemi a rimborsare, altre invece per le quali questo momento del Covid è stato una sorta di selezione darwiniana e che quindi anticipa momenti di crisi che preludono una chiusura dell'azienda. In quel caso lì avremo all'interno delle banche crediti inesigibili, crediti deteriorati e questo quindi si tratterà da parte delle banche di capire in anticipo quali sono i segnali e gestirli al meglio con le aziende.
Ringrazio allora tutti gli ospiti che hanno preso parte a questa puntata, grazie anche a Cristina Pozzi e naturalmente alla prossima. In occasione del prossimo appuntamento con Future Forum parleremo di nuovi scenari sul piano geopolitico e geoeconomico e naturalmente dell'impatto di queste dinamiche sul nostro territorio. Alla prossima, arrivederci.